Un saluto da dottor Palmas, vi sto mostrando un altro caso di denti fissi senza osso su una paziente che aveva perduto completamente il supporto dell'osso a causa di una parodontite in stadio avanzato. Questo è come si presenta sulla sinistra alla nostra struttura e sulla destra puoi vedere il caso risolto. Abbiamo utilizzato degli impianti basali sottoperiostei, questi sono degli impianti, come vedremo, fatti su misura che ci permettono di rimettere i denti fissi in casi in cui si è perduto completamente l'osso, dove gli impianti convenzionali non possono essere utilizzati. Quelli che vedi a monitor sono i disegni tridimensionali della progettazione dell'impianto, in questo caso specifico l'impianto è quello verde. E questa azzurra è la dima, la guida che viene utilizzata per rimuovere l'osso e creare gli slot dove viene inserito l'impianto basale incastonato tra i picchi ossei. Questo è fondamentale per evitare, a differenza di altri tipi di impianti basali che si trovano sul commercio, che la gengiva si riassorba e esponga l'impianto nella bocca del paziente, quindi porti al fallimento della chirurgia. Il protocollo, che è un protocollo tra l'altro brevettato a livello europeo, permette di inserire i multi-unit abutment, le zone dell'impianto dove si avvitteranno poi i denti. Fai attenzione a chi ti propone questi impianti con i denti incollati, cementati, perché poi quelli danno problemi gravi di infezione. Quindi noi andiamo nell'osso qua a posizionare questo impianto su misura che, come vedi, ha una forma che calza esattamente la forma della mascella superiore, atrofica, e andiamo a mantenere dei picchi di osso che ci permetteranno di mantenere le zone di avvitamento in sicurezza. Queste sono le proiezioni in giallo di dove saranno i tunnel di avvitamento della protesi. Come vedi, vanno esattamente a calzare laddove usciranno i denti. Questo che vedi è un grafico che ti mostra come viene eseguito l'intervento. Questo è l'impianto dentale che viene fissato con delle viti di ancoraggio sulla mascella superiore. Fai attenzione a chi propone la tecnica press fit, che non prevede l'uso di queste viti, perché quegli impianti poi si immobilitano, fanno riassorbire l'osso e si crea un grosso problema. Quello che vedi è la radiografia dopo l'intervento. Abbiamo posizionato impianti dentali convenzionali nella parte inferiore, sopra, come ti ho mostrato qua nel grafico 3D, assieme all'impianto sottoperosteo. Se è possibile, c'è ancora osso, preferiamo sempre utilizzare anche degli impianti convenzionali, o meglio degli impianti non convenzionali, pterigoidei, che permettono di creare una sorta di ancora che aiuta a stare in sede l'impianto stesso. Abbiamo proceduto a creare un design che ci desse un'idea di dove sarebbero dovuti essere posizionati i denti. Una volta approvato, abbiamo iniziato le lavorazioni di laboratorio per fare i denti sopra l'impianto dentale. Quelle che vedi qua sono le tac tridimensionali che ti mostrano l'impianto inserito con l'equipe maxillofacciale sotto la gengiva ad abbracciare l'osso. L'alternativa a questi interventi sono i più comuni impianti zigomatici. Questo è un tipo di intervento sicuramente meno traumatico, molto più conservativo dell'osso. Chiaramente ha un costo maggiore in quanto l'impianto dentale va fatto su misura. Questo impianto è proprio una forma 3D che non esiste, va fatta col computer basandoci sulla tac 3D della paziente. Quello che vedi è il risultato finale. I denti sono correttamente rappresentati nel display del sorriso. In questo caso abbiamo utilizzato degli impianti su misura e su di questi avvitato i denti. L'intervento con i denti fissi senza osso è un intervento che eseguiamo, ripeto, con equipe maxillofacciale, e questo è il risultato spettacolare che abbiamo raggiunto. Molti chirurghi prima di noi avevano già visto la paziente, gli avevano detto che non si sarebbe potuto fare nulla. La verità è che là dove gli altri terminano, noi iniziamo con la nostra equipe. Noi abbiamo la possibilità poi di mantenere salvati in cloud
quelli che sono i denti che sono stati posizionati nella bocca della paziente, anche le strutture intermedie di titanio. Abbiamo la possibilità di poter richiamare con un clic tutti i vari pezzi che sono stati utilizzati e in caso di problemi negli anni poter reintervenire. Fai attenzione perché non tutti al mondo realizzano queste chirurgie, sono pochissimi centri a livello mondiale che realizzano questi impianti fatti su misura e noi siamo una di quelle strutture. Oltre a questo, ricordati che ciò che è importante è che il paziente abbia degli ottimi denti, come dico spesso su molti altri video che troverai su YouTube, devi cercare chi ti farà non solo questo intervento, utilizzando gli impianti fatti su misura avvitati e con la tecnica poi di rimozione della cresta ossea, come ti ho fatto vedere con la guida chirurgica, ma è importante cercare equip che poi ti facciano bene i denti, perché non serve a nulla fare bene l'intervento chirurgico se poi non c'è qualità a livello della protesi. Così come si è fatto l'intervento, dopo pochi anni le gengive inizieranno a infiammarsi. Perderai l'impianto posizionato proprio per infezione secondaria dovuta alle protesi e ci sono, posso assicurarti, molte cliniche in Europa che incollano i denti, li cementano sopra questo tipo di impianto che ti sto facendo vedere. Ed è un impianto questo ancora più sensibile alle infezioni, proprio perché si ritrova in una zona molto alta, come vedi c'è molto spazio tra i denti superiori e quelli inferiori, e tutto questo spazio è una zona dove si potrebbe accumulare cibo. Quindi è importante poter fare la manutenzione correttamente di questi impianti dentali, andando a facilitare le manovre di igiene, come facendo delle protesi che possano essere all'occorrenza rimosse. Io ti faccio un saluto, questo era un caso risolto di denti fissi con sistema denti fissi senza osso. Quello che ti ho mostrato è un intervento dall'inizio alla fine con protesi avvitata su impianti basali sotoperiostei. Fai attenzione quando devi scegliere, ti do un piccolo segreto per trovare chi è la persona che dovrebbe farti questo intervento. Chiedi di farti vedere casi e casi già risolti con i denti definitivi. Questo è il piccolo segreto. Perché, ripeto, sono pochi a finire i casi come facciamo noi, sono molti quelli che iniziano a fare le chirurgie e poi la finiscono con i denti incollati, cementati. Se ti propongono impianti sotoperiostali con la tecnica press fit, stai alla larga, ovvero parliamo di impianti a incastro sotoperiostali. Se ti propongono peggio ancora, press fit o anche impianti sottoperiostali avvitati, ma poi sopra i denti sono incollati, cementati, ancora una volta stai alla larga. Sei capitato nelle mani di qualche chirurgo che non fa i denti. Il chirurgo maxillofacciale non fa i denti, ha bisogno di un'equipe che sappia poi come vanno fatti i denti. A maggior ragione se si tratta di situazioni molto complesse da ricostruire dal punto di vista protesico, come queste che sono appunto persone che hanno perduto completamente l'osso.